La bellezza dell'educare. Sì, ma come si fa a parlare di bellezza quando siamo in un mondo che apparentemente, anzi concretamente, è in crisi? In questi ultimi anni è avvenuto un cambiamento epocale. Siamo bombardati da stimoli, bombardati da tante cose. La pandemia poi sembra quasi che ci abbia dato il colpo di grazia. I legami che prima erano stretti diventano sempre più fragili, deboli, ci si allontana. Insomma, di fronte a tutto questo mondo qua, sembra quasi che piove sul bagnato. Prima della pandemia aspettavamo qualche luce, la pandemia ci ha dato il colpo di grazia. E di fronte a questo mondo qua, due sono i grandi errori educativi che compiamo. Il primo, quello di pensare che una volta era meglio, questa nostalgia del passato. Il secondo è quello di un giovanilismo esasperante, dove noi non stiamo lì a pensare a quello che serve. Sembra quasi che siamo in crisi. Sono le parole del priore della comunità di Bose, Luciano Manicardi, quando dice il periodo che stiamo vivendo è paragonabile alle doglie del parto. Allora cosa fare? Vedete, noi siamo diventati così specialisti a parlare delle doglie che la prima malattia d'Europa è la depressione. È come in una giornata piena di nuvole, siamo diventati specialisti a descrivere le nuvole. E sapete chi ne fa le spese? I nostri bambini e i nostri giovani, che non ci stanno dentro. È arrivato il tempo di cambiare rotta, di volare in alto. Chi siamo noi? Siamo come un pellicano che vola in alto, vede i pesci, li mastica e li dà ai pulcini come loro sono capaci di prenderla. Così noi dobbiamo prendere le verità che sono già presenti dentro di noi, viverle e darle ai nostri ragazzi e ai nostri giovani come loro sono capaci di prenderli. Questa è la sfida cui noi siamo chiamati. Ecco perché dobbiamo fare come un grande santo, qui dalla vostra terra, San Giovanni Bosco, il quale vedeva il positivo. Allora, cos'è la bellezza? La bellezza è uno sguardo diverso. Vi auguro di prendere tutti voi questo tipo di malattia, la stessa malattia che era San Giovanni Bosco, la prima, la malattia del positivo. Spargiamo positivo, al posto di continuare a descrivere le nuvole, parliamo del sole che le scioglie, al posto di parlare delle doglie del parto, parliamo del bambino che sta nascendo. La seconda cosa, oltre al positivo, facciamolo sempre nel presente, viviamolo fino in fondo. E la terza. Cerchiamo di pensare che veramente la bellezza e l'educazione la facciamo insieme. Non c'è più il salvatore dalla patria, perché è già venuto il salvatore. È dentro di noi che ci aiuta a stare insieme. Allora che ci sia uno sguardo positivo, uno sguardo di luce e soprattutto uno sguardo di sostegno. Sosteniamo tutti. Quando usciamo dalla casa, cerchiamo di dare il positivo, di sostenere. Insomma, che la gente possa dire: io vedo uno sguardo di luce.